nonna vorrebbe dare al suo nipotino, no? Sul bene, sul male, su quello che non si fa, sulla fatina che arriva all'improvviso e ti risolve i problemi come il gatto Neco della nostra Maria Teresa? Linda. No, Linda Greco, ecco sì, di Linda, che viene lì a risolvere tutti i problemi ingarbugliati di una famiglia tipo della nostra società e che è proprio la fatina di Pinocchio che arriva e risolve i problemi, ma li vuole risolvere anche con il contributo di chi è il beneficiario, non così, così appunto come la fatina che costringeva Pinocchio al senso di responsabilità e quindi non è che regalasse così dal nulla, quindi una cosa modernissima che Linda ha risolto con il inserendo nei racconti Neco, il gatto. Ecco, Collodi, rileggere Pinocchio oggi fa bene anche a me e lo faccio molto volentieri perché ogni volta che rileggi un libro, che veramente è un libro con la L maiuscola per i contenuti, per la forma, per tutto il resto, tu ci metti qualcosa di nuovo perché tu nel frattempo sei cambiata. E se sei cambiata, la tua rilettura di quel testo diventa arricchente, diversa in modo differente da quando l'hai letto la prima volta. Forse possiamo dire allora che un libro non si rilegge mai, si legge solo un'altra volta, ma non si rilegge. Sì, si legge un'altra volta, non si rilegge nel senso che non sei tu lo stesso e quindi non è lo stesso il libro per te. Non è lo stesso libro, sì, in quel senso sì. In quel senso sì, sono d'accordo con lui. Comunque, sempre così per concludere con la Gordler, volevo leggere che secondo lei il motivo della scrittura, da che cosa nasce? Diceva prima Annalisa, credo, perché uno scrive? Il motivo della scrittura nasce innanzitutto dalla volontà di osservazione del mistero della vita e il compito dello scrittore allora diventa quello di portare alla luce il sentire comune di una comunità. E questa sua frase che lei scrive perché, ripeto, è una intellettuale impegnata e spinta dall'urgenza politica e sociale dell'Africa e dell'apartheid che lei ha vissuto, pur essendo una bianca che però viveva a contatto con un gruppo di colore liberale con i quali ha portato avanti tutte le sue battaglie, ma sapendo che appunto la parola ha una forza in sé che è evocativa di altre cose, del passato o del presente, ma è creativa e profetica per il futuro. Quindi la parola vera, quella tosta, quella diciamo concreta, porta in sé tutte le dimensioni del tempo, porta in sé le tre dimensioni del passato, del presente e del futuro. E questo bisogna cercare in ogni parola che andiamo a sondare, in ogni frase che andiamo a leggere. Del resto abbiamo citato tante volte Saviano stamattina, lo citerò anch'io, ma per un'altra ragione. Quando lui dice che non è dell'omertà che dobbiamo aver paura, ma dobbiamo aver paura dell'indifferenza rispetto alla conoscenza, che non è la stessa cosa, è molto più profonda. E questa indifferenza appartiene alla sfera non solo cognitiva, ma alla sfera proprio emotiva ed emozionale di ognuno di noi. Perché l'omertà, l'indifferenza intesa in questo senso, l'indifferenza verso la conoscenza, l'indifferenza verso... ignora la centralità della parola che colpisce, fiorisce e placa. Colpisce il presente, fiorisce da semi che abbiamo seminato nel passato e ci placa e ci rende più disponibili al cambiamento verso il futuro. Questo è tre pilastri sui quali potremmo continuare a discutere. Perché l'accettare che le cose cambino e quindi accettare che la parola ci possa diventare profetica, possa avere una sua profezia, può essere possibile solo se noi siamo così intelligenti da non fossilizzarci sulle cose che abbiamo, sulle cose che abbiamo avuto, ma siamo proiettati proprio ad accettare il cambiamento e a volerlo anche. Vedete, c'è un libretto americano, adesso non mi chiedete gli autori in questo momento, però sul mio libro sono citati in una nota, ed è una mezza paginetta del libro che avrei voluto leggere, ma non lo faccio adesso, lo farete con calma poi dopo, in cui un librettino americano ha fatto dollari a palate, ma se voi vedeste questo libricino, averlo in mano, sono poco più di il doppio di questi fogli, così un librettino così,
Il manuale del cambiamento ha spopolato, era ai primi posti nelle classifiche delle letture americane, in cui si racconta la storia di un gruppo di 3 o 4 topolini, adesso non ricordo, che vivono in una loro struttura a forma, come dire, tipo labirinto, e 3 di questi restano attaccati al mucchio di formaggio che hanno accumulato in una delle stanze di questo labirinto e non vogliono spostarsi mai. E c'è invece quel topolino più intelligente, più vivo, che agli altri sembra un pazzo, sembra uno che vuole andare a morire, che decide di lasciare il mucchio sicuro, reale, vero del formaggio, che è la loro sopravvivenza, per andare invece a cercare altri luoghi, perché lui diceva: sì, qui c'è la certezza del cibo e quindi della sopravvivenza, ma che ne sapete voi se in un'altra di queste stanze dove andremo a dislocarci non c'è un mucchio ancora più grande di questo formaggio? E che ne sapete voi se non andiamo a trovare una qualità maggiore di questo che adesso ci danno qui di fronte? Insomma, la storiella è brevissima. Alla fine l'insegnamento che si vuol dare è quello appunto di non solo accettare il cambiamento, ma di essere proiettati verso il cambiamento, perché chi è proiettato verso il cambiamento salva la sua vita. Infatti il topolino che esce da quella stanza trova la possibilità di sopravvivere, mentre loro, una volta che hanno finito quel mucchio di formaggio, poi moriranno, perché hanno avuto paura di lasciare quella stanza, di lasciare quel posto dove erano vissuti. Bene, cos'altro vi devo dire? Che come ogni processo, a pagina 62 devo leggere di Paolo Antonio, che cosa mi dice? Ho segnato qui, ecco, la pagina 62. Dunque, dice Dario, mi piace scrivere come ogni processo creativo che affronto, la soddisfazione finale sta nell'eliminazione del dolore che ogni parto mentale mi provoca. Ecco, il fatto di aver usato questa parola parto, che soprattutto per noi donne è simbolo appunto di dolore e di gioia nello stesso tempo. E se uno non accetta il dolore, non può accettare anche la felicità, perché la felicità e il dolore sono le due facce di una stessa medaglia. Allora noi in questo leggiamo la felicità che ha Dario di scrivere, ma anche il dolore di arrivare alla conclusione del suo lavoro. E come dice anche a pagina 67, perché nel suo racconto poi si sottolinea questa cosa di Lilian, che aveva i suoi diari che le fornivano una valvola di sfogo ed erano gli psicofarmaci a dare la tranquillità quotidiana all'altra sorella, a Caroline. È come se Dario ci volesse mettere qui di fronte due cose: tu puoi risolvere i tuoi problemi, perché tutti ne abbiamo, con gli psicofarmaci, o qualcun altro li risolverà trovando un'altra soluzione, ma puoi trovare la soluzione ai tuoi problemi scrivendo un diario, scrivendo qualcosa che può servire per te ma che può servire per gli altri. E torniamo quindi al concetto di scrittura come terapia. Devi quindi sostenere te stesso e gli altri attraverso la scrittura, solo così, se è così profondo il tuo desiderio di scrivere da diventare il bastone, insomma, che sostiene te e gli altri, allora io penso che voi possiate continuare a scrivere così come avete cominciato a fare. Sono sicura che tra di voi leggeremo di voi e tra di voi cose molto belle, io ne sono certa, perché un vecchio proverbio contadino diceva appunto che il buongiorno si vede dal mattino, ma soprattutto dico che avrete la possibilità di comunicare con gli altri in una misura molto forte, che sia o non sia autobiografica la vostra scrittura. E come per ripetere una frase di questa scrittrice Nadine Gordimer che vi ho già citato, la scrittura è una specie di pesce che, guidato da sensibilità e immagine, indaga le acque profonde e torbide del mistero della vita. Ecco, lo scrittore e il poeta è quello che veramente si comporta così, riesce a entrare anche nel torbido della vita. Può anche scrivere la storia, una storia di violenza, una storia di prostituzione, una storia di omicidi ripetuti da un serial killer, però rimarrà sempre
chi sa trarre da quella profondità, diciamo negativa, degli elementi positivi. E ricordatevi che la scrittura in questo senso, che comunica e chiarisce prima di tutto a se stessi e poi agli altri questo mistero della vita, è un bisogno che l'uomo è antichissimo e che oggi viene espresso in forme anche leggere. Immaginate da quando, insomma, dalla legge, no, delle sacre tavole di Mosè, l'essenzialità della parola divina non bastava più, ci voleva quella scritta, quindi le tavole. Bisognava mettere a fuoco la parola che doveva andare ad incidere per poter conservare la sua chiarezza e la sua purezza. Però scrivere per immagini l'hanno fatto i nostri avi, i nostri primi uomini cavernicoli nelle caverne con i graffiti, l'hanno fatto chi ha usato la scrittura ideografica e continuano a farla i cinesi con scritture che danno immagini, e continuano oggi a farli giovanissimi con la moda recente dei tattoo, no? Io conosco poco l'inglese, perdonate la mia dizione pessima, con i tatuaggi, no? con questi simboli, con queste immagini che comunque dicono qualcosa che li porta e che io rispetto in questo senso, perché anche loro vogliono dire qualcosa. L'importante è che si dica la verità, perché la verità ci può non essere bella e può non piacere, ma sempre verità rimane. Quindi se noi siamo sempre genuini e veri, avremo sicuramente soddisfazione da quello che facciamo. Se siamo degli scrittori, avremo soddisfazione da quello che scriviamo. Se adesso